Allora, com'è stato lavorare al doppiaggio di Monster Family e come ci si sente a doppiare due simpatici vampiri? Due, io già, una aspirante vampira, che Sarei io. sarebbe Emma, la donna di cui si innamora il conte Dracula, Aspirante umano. aspirante umano, perché lui è un vampiro, ma in realtà vorrebbe tanto essere umano, e il primo passo per diventare, per essere umano, è quello di innamorarsi di una donna umana e vuole mantenere la caratteristica umana di questa donna. E tutto il film è basato su questo gioco, no? Del corteggiamento di Dracula verso un umano, e non vuole assolutamente trasformarla in vampira per averla. Si innamora, lui dice: ok, sarebbe molto più semplice se la mordi, diventa vampira e tutto il gioco finisce là. Invece lei vuole che lei da umana si innamori di lui. Per cui è un film con dei significati. Vari significati, ma è un film per bambini, per ragazzi, ma anche per grandi, perché si rivaluta, anzi, si valuta in maniera attenta la condizione stessa dell'unione, della famiglia. È un film, insomma, bene, bello, riuscito dal punto di vista cinematografico. Non so, per quanto riguarda l'interpretazione, noi ce l'abbiamo messa tutta. Quel poco che ho sentito, ancora dobbiamo vederlo il film. Ancora dobbiamo vederlo. Sicuramente nei prossimi giorni lo vediamo, ma comunque è stata una bellissima esperienza. Se una maledizione dovesse riversarvi su di voi, in cosa vi piacerebbe trasformarvi? Avete un mostro preferito? Forse Donna Lupo. E come mai? Perché mi piace questa idea di camminare a quattro zampe, ma di potermi difendere anche in caso, per esempio, di aggressione. Pensa se qualcuno mi aggredisse e a un certo punto si trovasse davanti a una donna lupo che ringhia. Farebbe paura, Però molta. solo per spaventare così gli aggressori notturni, che non ci permettono di andare in giro così tranquille, tranquille. Visto che io non Interessante. conosco arti marziali, nulla, vivo un po' questo complesso di non sapermi difendere. Che domanda hai fatto? Non mi ricordo. Un mostro in cui ti piacerebbe trasformarti, per il quale hai una Ah, passione, magari. mostro. Un tacchino. È un mostro, un tacchino. Certo, fa schifo. Una cosa orrenda. Pensa che tu incontri un tacchino per L'uomo strada la invisibile, notte. no? No, pensa che incontri un tacchino di notte, mentre tu cammini, come dicevi, da donna lupo. Incontri, cammini, vai verso casa e vedi un tacchino. Che sta cosa? Com'è stato lavorare insieme alla canzone del film e com'è stato scrivere in inglese per la prima volta? Cosa ti ha ispirato nella scrittura della canzone? La copia lavoro che ci è giunta era in inglese, per cui ovviamente sapendo di dover scrivere questa canzone, che te ridi, Max, non ridere mentre parlo, non devi Scusa, ridere, quante volte te lo devo dire? E allora le parole chiave sono state prese proprio da una versione in lingua originale del brano, è nata così e non c'è stato modo di cambiarla. Ed è sempre bello, immagino, tornare a lavorare insieme, a cantare insieme, Sì, per noi in voi realtà due. lo facciamo ormai da 20 anni, Questa è un'esperienza bellissima che abbiamo però un fatto doppiaggio insieme. insieme non l'abbiamo mai No, fatto, ma no, neanche un tango, ti non è che dirò. abbiamo fatti tanti Ma altri siamo in grado di individualmente. ballare un tango noi? Realmente? Ci vuole Secondo molta me. tecnica, secondo Potrebbe me no, tango è più no, non facile che so. fare il doppiaggio o è più difficile che fare un doppiaggio? Essere il vostro prossimo progetto insieme? Andare a scuola di tango? Anche un film sul tango, Il una tango è canzone sul difficile, tango. difficile il tango. Secondo me è più È bellissimo. complicato il tango che fare il Però è chic doppiaggio. da morire, veramente, è chic da Chic. morire. Bella milonga. Ma c'è una forma, Ma c'è non una tipo Rodolfo cultura. Certo. Valentino, capito? Cioè, proprio il tango vero, quello argentino. Ma il tango vero, quello argentino. C'è una cultura dietro pazzesca, c'è Anche, una per esempio, la storia. donna deve avere la scarpa col tacco. Prima di chiudere l'intervista, volevo fare un'ultimissima domanda veloce. Avete progetti futuri magari anche da realizzare insieme? Adesso stiamo per fare dei concerti insieme a fine anno e faremo questi concerti. È una cosa che abbiamo già fatto insieme io, Carmen e Daniele Silvestri, quando
Collisioni, un festival si chiama Collisioni a Barolo, e adesso faremo dei concerti insieme all'Auditorium a Roma, al Parco della Musica. Quindi faremo qualche giorno di concerti. Non vedo l'ora perché significa ritornare a suonare, a rifare le cose insieme. Gli stimoli. Noi ormai musicisti anziani abbiamo bisogno di stimoli e per fortuna lavorare con Carmen è sempre un continuo stimolo. Grazie mille. Grazie a te. Musicisti anziani.